cercato di approfondire. Perché vedete, lo dico con molta franchezza, cioè magari questo tema si potesse risolvere con qualche agente in più o con qualche pattugliamento in più. In realtà il tema che ci è stato sottoposto, abbiamo finito la campagna elettorale da poco e quindi penso che siano tutti a conoscenza del tema che abbiamo affrontato, questo tema di sicurezza, di bisogno di protezione, eccetera, che si traduce, come abbiamo visto, sui territori anche in questi argomenti che abbiamo trattato. Però io dico, magari si potesse risolvere semplicemente con qualche agente in più, che è importantissimo, è fondamentale, ricordiamocelo, non voglio mettere in discussione questo, però stiamo attenti che probabilmente quello che adesso è necessario è fare un passo ulteriore, secondo me, non fermarsi semplicemente alla polizia municipale, al corpo unico, alle dotazioni organiche, ai mezzi, ai servizi, ma anche come parte politica andare a fondo di questi temi, di questi problemi che ci vengono sottoposti e che continuamente ci troviamo ad affrontare, perché continuamente mutano e continuamente anche le nostre risposte devono essere sempre più all'altezza. Perché vedete, e concludo, ho come l'impressione che se non entriamo in quest'ottica qui e non avviamo questa sorta di processo, io ho come l'impressione che non questo consiglio, ma il prossimo, di cui non farò parte sicuramente, i nostri successori, si troveranno nuovamente ad affrontare questo tema, si troveranno nuovamente ad affrontare tensioni di questo tipo, si troveranno nuovamente in discussione i servizi che fino a questo momento qui abbiamo affrontato, insomma, e si ritroveranno in mezzo alla discussione che abbiamo vissuto tutti quanti in questi mesi. Grazie. Pelloni. Sì, ci sono delle ringraziamenti trasversali, no, che fanno piacere da un certo punto di vista. Tuttavia mi ritrovo in alcune parole della Presidente Muratori, nel senso che oggi noi chiudiamo un accordo, una convenzione, però è un traguardo volante, cioè non abbiamo fatto una cosa relativamente importante. Oggi la partita inizia, il campionato inizia e c'è da dare una risposta superiore a quella che è stata data in passato, perché ovviamente c'è un investimento di uomini, di sinergie, acquisendo anche un altro comune, quindi allargando qual è sia l'area territoriale, ma anche appunto il contingente in maniera significativa per l'apporto di un altro comune, ma anche per appunto 10 assunzioni che io tutti poi questi limiti di legge io faccio fatica a vederli nel momento in cui ci sono i soldi. Uno proprio dei criteri è stato quello che l'Unione poteva sostituire al 100% col turnover, a spazio assunzionale, ricordiamoci, senza andare in difetto per gli altri servizi, per quella quota che abbiamo disciplinato. Ci siamo riservati di vedere se ci saranno spazi ulteriori per quei comuni che, col criterio che ci siamo dati, vogliono implementare il loro presidio territoriale e, valutando con tutti gli altri servizi quelle che sono le priorità, si valuterà di incrementare anche ulteriormente. Questo è uno dei criteri che abbiamo scritto e sottoscritto nel progetto. Ovviamente in convenzione che ad oggetto questa sera non ci sono, ma questa è la parte importante. Quindi oggi io tutti questi ostacoli non ci sono, ci sono stati nel passato e questi sì hanno fortemente rallentato l'assunzione, il turnover. E poi la campagna elettorale è finita, quindi si potrebbe trovare responsabili e altro. Vorrei fare solo una breve parentesi, che non vuole essere polemica, perché oggi appunto rispondiamo insieme come territorio e quindi insieme dobbiamo andare in maniera trasversale, ma come territorio, a bussare agli enti sovraordinati per chiedere maggior collaborazione. In qualche modo questo distretto deve rispondere a una carenza cronica di quelle che sono le forze dell'ordine presenti e quindi con propri denari, con proprie tasse, con proprie entrate, deve assolutamente implementare quella che è la forza di polizia locale per compensare la mancanza della compagnia rispetto a tutta la Valpanaro, quindi non solo Vignola ma anche il distretto di Castelfranco. Quindi un domani uno degli obiettivi ambiziosi deve essere quello, che come territorio andiamo a bussare
non so dove, probabilmente al Ministero della Difesa, e dire un distretto che quello di Vignola più di Castelfranco conta 160-170 mila abitanti, deve avere legittimamente la compagnia dei carabinieri. Oggi quando c'è un problema di notte, lo sappiamo, non c'è la polizia municipale, parte una pattuglia da Sassuolo, mediamente ci mette 40 minuti ad arrivare a Vignola, non so quanti ce ne mette arrivare a Zocca Guiglia, ecco. Quindi questo è un tema importante. L'altro tema, non c'è il commissariato di polizia, quindi in maniera cronica non c'è, non si vuole ridurre tutto uno stato poliziesco, ma non possono essere sempre gli enti locali a sopperire quella che è la mancanza dello Stato. E poi sappiamo, anche se c'è stata l'equiparazione delle responsabilità della polizia locale a delle altre forze dell'ordine, però sappiamo che gli strumenti in possesso delle forze militari rispetto alla polizia locale non sono gli stessi, quindi anche il potere di indagine è completamente diverso. Quindi è fondamentale che oggi, come altri distretti hanno fatto, con questo primo punto politico, un secondo punto magari andare appunto dal prefetto a anche disquisire, come ha fatto recentemente Formigine o altri distretti, con un patto magari della sicurezza per avere sempre maggior sinergia delle poche forze presenti che abbiamo. Quindi è una partita che inizia ora, sicuramente è stato oggetto della campagna elettorale di Vignola, ma credo anche di Castelnuovo, delle recenti politiche. Cioè, il tema della sicurezza è entrato nell'agenda, forse tra i primi punti della gente, insieme ad altri, ai rifiuti, eccetera, eccetera, però credo che dobbiamo dare delle risposte. Oggi diamo in mano, prevalente ai tecnici, a noi rimane una funzione di indirizzo e di controllo, una macchina che appunto idealmente è la miglior macchina che possiamo dare a disposizione, perché ci sono tutti gli otti comuni, manca sempre Montese, quindi non coincidiamo col distretto socio-sanitario, forse per questo comunque saremo penalizzati. La regione però deve rispondere, perché prima si è parlato dei contributi, ma sapete quali sono i contributi per quest'anno per la qualificazione dei corpi scolastici con la delibera 119 del 2018 del 5 febbraio? Di 120.000 euro per tutta la regione Emilia-Romagna. Quindi non abbiamo fatto sicuramente che ci siamo messi insieme per i contributi regionali, perché se aspettavamo quelli forse siamo un po' nei guai. L'abbiamo fatto perché convintamente ci siamo dati la miglior macchina a disposizione, ovviamente abbiamo cercato di liberare risorse in questo settore che invece nel passato sono andate in controtendenza, si è privilegiato metterle in altri. Quindi qui inizia la sfida, quindi senza volere appunto usare toni trionfalistici, dire oggi c'è da lavorare forse di più di quello che abbiamo fatto. Prima magari si è lavorato da un punto di vista di dialettica, di approfondimento, oggi c'è da lavorare per quanto riguarda gli indirizzi e il controllo, che è una parte fondamentale, perché appunto ci sono molte risorse investite in questo settore e quindi sicuramente è opportuno controllare e che le performance siano migliori rispetto al passato. Chiudo dicendo questo, che appunto la maggioranza di Vignola, l'ho ripetuto ieri sera in consiglio comunale, aveva nel proprio mandato elettorale presentato ai cittadini, depositato in comune, l'obiettivo di migliorare l'Unione. Inizialmente, forse per tatticismi o per altro, c'era una posizione di fermezza da una parte, c'è stata una posizione di fermezza dall'altra, fortunatamente si è arrivata a una soluzione di mediazione. Ritengo che sia stato un compromesso, una mediazione non al ribasso ma al rialzo per tutti. Sono convinto che veramente riusciamo a vincere tutti, se e soltanto se però effettivamente anche il corpo unico dà veramente, visto che anche sindacalmente e quant'altro ha difeso tantissimo questa impostazione, quindi di corpo unico, dovrà dimostrare che abbiamo fatto la scelta migliore. Quindi ovviamente senza la collaborazione degli agenti, degli ispettori, dei commissari presenti nel nostro corpo non faremo nulla. Quindi ovviamente sul campo, sulla strada ci sono loro tutti i giorni, abbiamo assolutamente bisogno della necessità che oggi, visto i problemi che sono in aumento, anche loro riescano a poter aumentare il contributo. Quindi questo vuole essere appunto un momento di inizio, la palla passa, ma la disponibilità mia c'è sicuramente
soprattutto nelle mani dell'assessore che ha questa delega. Ovviamente la nostra collaborazione ci sarà e ci sarà sempre. Se ci sarà andare da bussare al Ministero della Difesa, se c'è il centrodestra al governo, vengo volentieri, altrimenti ci sarà magari il consigliere Gianaroli che la può accompagnare, insomma, ecco. No, dobbiamo fare, no, chiedo scusa per la citazione, ma ovviamente dobbiamo muoverci come territorio, ecco. Franceschini. Sì, grazie. Riprendo la parola solo per evidenziare che ho ben presente che è un punto di arrivo, ma allo stesso tempo è un punto di partenza. Questo punto è stato fatto da diversi interventi, quindi è bene che anche il sindaco che ha la delega, sono io in questo caso, dichiari apertamente che vedrete che torneremo presto su questo tema e vedrete che dovremo presto rioccuparci del corpo unico e riaffrontare il tema. Questo dico perché immagino che i prossimi mesi saranno mesi di lavoro molto intenso. Non intendo sottrarmi a quello che ho detto in altra sede. E penso che il corpo unico vada curato come un veramente come un figlio, veramente come un bambino, perché ci aspettiamo tutti dei risultati importanti. E se non lo curiamo, se non lo alleviamo, se non lo istruiamo, se non lo seguiamo momento per momento, non otterremo i risultati che tutti vogliamo. Vedrete che torneremo presto a parlare di questo tema. Avete la mia parola. Fiorini. Di essere velocissimo perché insomma è stato detto tutto, più di tutto, bravo. Però io credo che ci sia una cosa da ricordare, che forse è la più importante, che è stato difficile in giunta raggiungere l'accordo, lo sappiamo tutti, la storia la sappiamo tutti, però credo che insieme abbiate dimostrato, voi sindaci, che è stato possibile per il Corpo Unico di Polizia Municipale poter avere anche un modello organizzativo diverso da quello che abbiamo conosciuto fino a un anno fa. Un modello organizzativo che andrà provato. Sono completamente d'accordo, anzi, quando il sindaco Muratori ha detto che siamo ad un inizio, io 5 minuti prima mi ero segnato proprio: non è un traguardo, siamo ad un inizio. L'ha detto anche il sindaco Pelloni, è vero, e anche Franceschini, sì, è vero. Quindi la situazione andrà monitorata. Mi dispiace che qualcheduno continui, non lo so, velatamente a dire: ma tanto le assunzioni non si faranno. Insomma, io spero che con i tempi giusti le cose vadano avanti. Non so, forse qualcuno spera ancora che questo accordo vada male per far dispetto a chissà chi. Secondo me non c'è bisogno di far dispetto a nessuno. Il lavoro che è stato fatto da tutti i sindaci va, credo, a vantaggio di tutta la cittadinanza dell'Unione Terra di Castelli. Come diceva Emilia, anche gli altri sindaci, siamo ad un inizio. Credo che adesso ci sarà da lavorare per monitorare la situazione. Tra l'altro credo che sia anche previsto non mi ricordo se nella convenzione o nella delibera di giunta, una comunicazione adesso quadrimestrale o quello che è. Insomma, un rendiconto temporale che sia ogni 4 mesi, 6 mesi, credo che andrà fatto. Ho fiducia anche nel personale, nei nostri agenti. Li conosco tutti, quelli che conosco so che sono persone in gamba e spero che potranno collaborare attivamente anche a questo nuovo modello organizzativo. Ripeto, mi dispiace che qualcheduno continui a fare un po' di polemiche per quanto riguarda le assunzioni. Insomma, abbiamo un ufficio personale efficiente, credo che insomma, tutto quello che si debba fare per le assunzioni verrà fatto nel modo più celere possibile. Grazie.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto numero 3. Approvazione convenzione per la gestione unitaria dell'attività di polizia amministrativa locale. Costituzione del corpo unico tra i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Per l'immediata e per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Stessa votazione. Ci vorrebbe un applauso. Beh, non sono molte le unioni così, sia di buon augurio sia di auspicio. Punto numero 4.